Per la musica, il nostro inviato speciale Red Ronnie fra i giovani complessi di Sanremo Rock. E passare dai bambini al rock è un po'... è un bel salto, ma tu hai una bambina meravigliosa. Senti, perché non ne hai un'altra? No, io ne ho una, tu ne hai zero. Ah, è il mio problema a parte. No, è un problema tuo, cioè devi fare un bambino. E ora, sì. Adesso ti prego di non farmi la paternale perché questo è un problema mio. Voglio dirti... Perché io glielo dico ogni tanto che lei dovrebbe fare un bambino. Secondo me... Io lo spero, guarda, ce la metto perché tutta. Perché io vedo come tu sei contenta nel pensare alla maternità. Cioè, si vede che tu hai desiderio, però è un desiderio che tu hai nel confronto del monitor. Tu lo guardavi, il dottore, attraverso... Cosa dice Sergio? Sono polemiche queste molto pericolose, lascerei andare l'argomento. C'è Sergio che diceva qualcosa. Nel senso che noi ce la mettiamo tutti, può darsi che un giorno ti do una bella notizia. Cioè, non sei capace, hai detto? Cioè, l'ha promesso, Raffaella ha promesso una maternità e devo dire che l'ho stimolata io nel senso di parlarne. Adesso le droni e il padrino. Non la maternità, di parlarne perché non si può parlare delle proprie maternità in televisione. Ma vabbè, ti prego, non mescolare troppo le cose. Oggi momenti intimi così devono restare. Parliamo di Pinky, che ha un bel nome rosa, fiocco rosa, è nata una bambina adesso. Tu però una bambina, parla di rock. Parla di Pinky che abbiamo ma poco perché tempo. Ma perché non ti fai intervistare? Abbiamo pochissimo tempo. Non Pinky. È questo il luogo, dimmi. Pinky, oggi c'è la finale a Pinky dei complessi che per tante settimane hanno lottato a Disco Ring. È vero. E saranno lì, si stanno già preparando i primi Bopping Kids, tre ragazzini completamente pazzi. E Pinky ha realizzato di tutti questi complessi un minuto. Ha portato la telecamera di fronte alle facce di alcuni di questi componenti chiedendo loro parlaci di te stesso e può partire Pinky questa rassegna e dovrete votare attraverso le schedine del tuo tip. Ci rivediamo domenica prossima. Ciao Raffaella, scusa di tutto quello che ti ho detto, ma è ok. Meno 5 a Pinky. No, devi diventare mamma. Ciao a tutti, sono Emilio di Bopping Kids, il più piccolo. Volevo dire una cosa, a scuola non vado molto bene, però in compenso suono e mi diverto. Studio, sono iscritto in giurisprudenza, l'iscrizione è stata fatta, ma gli studi non vanno tanto bene, per grande dispiacere di mio padre e di mia madre che mi vorrebbero un serio professionista. Volevo dire, poc'anzi, sono un grandissimo somaro, però volevo dire che i professori appena torno devono interrogarmi perché non so nulla. Ciao, sono Blasco, il contrabbassista dei Bopping Kids e vado in giro per Catania con queste scarpe, sono delle Creavers. Queste le ho comprate a Londra, Kings Road, e mi piacciono bianche e nere perché le usava Elvis, però ho una particolare predilezione per Buddy Holly. No, niente, questo l'ho fatto stanotte in treno, prima di arrivare, e non sapevo cosa fare, ho perso un po' di tempo, un pennarello. È un anfibio molto comodo, ha la sua ortopedica, penso per gli storpi come a me. Poi ancora, e cosa posso dire di questo anfibio? Ha 15 buchi, è nero, ci sono diversi colori, dal bordeaux fino al viola. Ah, questa non ce la faccio più, me la vorrei levare questo anfibio perché mi fa molto male. Questa posizione è bruttissima. Peppe, Fausto, Mario, Vittorio, Mimmo. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Innamorato sempre di più. In fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, per quel che sarà, domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Votate per noi gli Avian Travel, grazie, ciao. Suono, mi diverto, suono, mi diverto, non lo so. Studio, sì, io studio. Oh. Studio una cosa importantissima. Studio
medicina. Ci credono che se dico questo, studio medicina, mi voglio laureare. A scuola sono sempre stato un mezzo guaio, sono stata anche bocciata a volte, non mi è mai piaciuto studiare. Forse anche per questo che ho scelto di fare una cosa che invece mi era particolarmente congeniale e mi risultava naturale, come la musica, cantare. Per cui da 5 anni ho questo gruppo, facciamo musica insieme, in una città caotica, nevrotica e difficile come Napoli, e forse proprio per questo ci siamo incaponiti a voler riuscire, a voler andare avanti nonostante la difficoltà. Mi faccio il codino spesso, in realtà è un trucchetto per non farmi andare i capelli in faccia quando suono, perché sono molto lunghi. Non vorrei venisse frainteso, o perlomeno che fosse preso come un look particolare, un simbolo, in realtà è solo pura comodità. Quando mi vedono per strada dicono: ah, guarda quello, sicuramente farà del rock, sarà un cantante. Ho sempre cantato appresso ai dischi di Elton John, mi mettevo lì e che erano i dischi di mio fratello. E poi un giorno c'era un gruppetto sotto casa mia e mi sono buttato, ho impugnato il microfono. Io sono di Catania, a Catania c'è molto caldo, c'è il sole, un posto solare, per questo sono la batteria, perché mi dà caldo e mi fa il caldo da ritmo, è collegato per me il caldo al ritmo. I miei genitori sono stati fin dall'inizio i miei fans. Io mi chiamo Cristina Luppi, sono anche il cognome, devo dire. Non sono di origine italiana, bensì tunisina. Comunque i miei genitori sono italiani, sono un colono in poche parole. Usiamo la parola serpente proprio perché il serpente è il simbolo così più convenzionale del male. Io mi chiamo Costa di nome, perché sono di origine greca, no? Cioè, mi chiamo Costantino, però mi chiamo anche di Costa. Incontrollabile, perché forse quello che ci viene proposto è sempre controllato, ecco. Noi incontrollabilmente cerchiamo di rovesciare questo tipo di situazione. Ci sono certe situazioni che sono comandate da qualcuno che è troppo forte, magari non è intelligente, magari è una persona stupida, però è così forte che può decidere tutto, capisci? Perciò tu non hai già neanche più la possibilità di decidere niente, tu singola persona, o di esprimere quello che vuoi, perché bene o male certe volte devi passare attraverso qualcuno che è troppo più forte di te. Capisci quello che voglio dire? Sono un meticcio, sono mezzo torinese e mezzo pugliese. Suono nel gruppo dei Magritte. Gruppo strano, formato da 5 elementi abbastanza sfasciati. Quanto riguarda Torino, non si vive di musica, perché le date sono sempre le solite date birreria in giro per 50.000 lire, la fame è nerissima, e per mantenersi o si lavora o si fanno altre cose, rubare, eccetera, eccetera. I miei non vivono a Torino, la mia famiglia è in Belgio e io vivo da solo da 3 anni. Primi tempi lavoravo in ufficio, poi sono scappato via dalla disperazione. Adesso con la musica riesco a camparci, però per miracolo. Torino è una città brutta perché è una città fredda. È difficile suonare, non ci sono spazi per i giovani. Ci sono solo una marea di gruppi. Tutti vogliono suonare, però non circola la lira e quindi nessuno fa dischi. Tournée, meno che meno, non ci sono manager, non ci sono strutture. Io suono la batteria perché trovo sia molto più igienico e gratificante che stare dentro un bar, magari ad ubriacarsi o a giocare a carte e perdere quei pochi soldi guadagnati lavorando duramente, perché noi siamo dei ragazzi che lavorano per poter fare della musica. Per quanto riguarda il futuro, adesso facendo vedere un po' le nostre facciacce alla tele, forse qualcosa verrà fuori. Splendidi anche i Magritte! Piacciono! Questi erano i 6 complessi che sono arrivati alla finale del concorso Sanremo Rock, organizzato dalla RAI, dal Comune di Sanremo e dalla Pop 84. 3 di questi complessi andranno a Sanremo, quindi sullo stesso palco in cui ci saranno Spandau Ballet e tanti altri gruppi. Altri 3 torneranno nelle cantine. Sarete voi a decidere quali gruppi andranno a Sanremo e quali no. Cosa fare?
Schedato tip. Qui 1x2, sperate di fare 12 e qui c'è la grossa vincita, scegliere il cavallo giusto, eccetera. Poi altri cavalli sono invece i cavallini dei gruppi e dovete fare una croce su quale gruppo avete preferito tra questi 6, come vi ho detto all'inizio. Bopping Kids erano i ragazzini con la banana in testa, Arion Travel invece i napoletani un po' pazzi, Valhalla, napoletani di quelli con la cantante, De Novo, quello che aveva il codino, questo perché essendo gruppi nuovi vengono riconosciuti dall'abbigliamento, da certe cose, Incontrollabili Serpenti di Modena, ragazza cantava, e Magritte, gli ultimi che hanno cantato. Qui invece il vostro nome, cognome e indirizzo, perché tra tutti quelli che scriveranno il nome qui, solo quelli, lo so che poi dopo se scrivete il nome qui, però se vincete sanno che avete vinto. Comunque vale la pena, perché tutti coloro che vanno a parteciperanno all'estazione di 10 premi del valore di 1 milione cada uno in capi d'abbigliamento. Cristina, puoi venire a fare, di solito tu balli, Massimo, prego, anche tu Massimo, ecco qui, Pop 84, che è azienda leader del settore, e naturalmente avranno anche un soggiorno completo di 2 giorni per 2 persone a Sanremo in albergo di prima categoria per il valore di 1.100.000. Quindi, oltre a giocare ai cavalli, scegliete anche questi complessi, perché il rock è ora che esca dalle cantine e vada dritto nel quella che è la grossa televisione, i grossi spazi, e abbiano anche loro un futuro. Yeah.